oggi si finisce il 2. Quanto mancava a finirlo? 5 minuti? 2. No, sì, l'ultimo 10, quindi 20. 5. Ti rendi conto che abbiamo finito 2 God of War? Ah, io l'ho finito da un po', di sei tu, E poi iniziamo Tomb Raider. Sicuro? Sì. È una scelta tua, eh. Perché? No, no. Senso. Quando è che lo fai? Nei propri giorni precisi che... Entro un attimo sull'agenda dopo. Va bene, Gini. Allora, avevo aperto la porta. No, che tocca fa qua? Tocca tirare la leva. Attira la leva? E ho visto che sono finite subito le limited di God of War nuovo. Ma e che le stanno successo? Già rivendendo su eBay a 500 euro. Ma che è successo? Lascia fa Zala, che io c'ho i miei giri, le cose. Questo l'ho preso. Che poi se non sbaglio qua c'era robe da fare per trovare tesori incredibili. Però davvero? Non... Eh sì. Però non le ricordo e quindi boh. No dai, lasci però, non mi puoi lasciare così. Mi ricordo che devi tirare ste robe, possono apparire strade che poi andandoci tu trovi cose, però non... Ma sei stronzo. Ma come ti permetti? E beh, sicuro comunque facendolo si nota quali siano le strade. Si vede... Ma che vuoi? Fai con ordine. Perfa. Perpia. E mi ricordo che c'era una roba da fare. No, ma me ne ha dato lui, Sirione. Te pare? Come fai? Oh! Pazzo. Completamente pazzo. Si vede che c'ho proprio fame. Proprio tanta. Non sto capendo. Tira, tira, non ti preoccupare. Ancora funziona Akinator. Sì, sì, lo conosco Akinator, stai tamo. No, no, ha detto che Akinator ti conosce. Sì, ma non c'è la mia foto. No. Ricordo che ero uscito fuori, messa. Ma non c'era la mia foto. È vero, stanotte mi faccio la pizza a Zala, però non ci l'ho ai porcini. Non sto capendo, porco due. Sono un completo deficiente. Non mi ricordo neanche io che cazzo devi fare qua. Cioè, mi ricordo che devi tirare ste robe, però non ricordo perché non funziona. Come c'è il pare figo? Dipende tutto da come esce Zala, perché il forno ha finito il gas, quindi la faccio nel forno de merda di casa che funziona malissimo. La leva sopra non faceva nulla? Io credo che tu debba fermare il tempo mentre tiri le corde. L'ho fatto, ma... No, il tempo mannaggia. Devi fermare dopo che hai tirato la corda, però quando succedeva una roba. Non mi ricordo come si triggera quella roba. Quello che volevo dirti io di è, quando hai tirato la leva sopra è successo qualcosa? Cioè, non ci hai skippato l'unica corda. Ma cos'è sta roba? È il tuo passato.
capelli che sta facendo vedere tutte le immagini di tutto il gioco. E quindi? Quindi tu lo devi fermare al momento giusto che ti serve. Vabbè. Perché le Parker erano quelle che controllavano il tuo destino tramite i fili, quindi tu scorrendo nel filo percorri il tuo passato, capito? Perché è già stato tessuto quel filo. A vedere su Telegram un attimo. Anche ora, mentre esali il tuo ultimo respiro, continui a sfidarmi, lo hai voluto e sia. Cosa? Com'è possibile? Dunque le sorelle del destino ti hanno aiutato. Le sorelle sono morte. Sì, Pietro, ma non è mai stato accurato. Questo è un errore che non intendo ripetere. Ma cazzo, ma è un dio, come fa a tankarlo così? Adesso c'è la spadona, dove tu hai messo i tuoi poteri da dio. Sì, ma lui è Zeus. In questo gioco si chiamano Park e Zala, io le chiamerò Park, non ti permettere. Ora io ti mostrerò. Potenziala subito! Porca troia. Bella regà, sono Franchino il criminale. Ma non oggi andremo a recensire una pizzeria a Torpagnotta. Sono il più grande di YouTube, vaffanculo foodblogger! Subito! È bloccata, Dashi. Come bloccata? La spada che sconfisse i titani. Pensa la scammata, sarò. Ma io mi ricordo la potenziale. Come sono i New Game Plus? Ah, potenzia quello che ti para te, magari sblocca anche il trofeo. Io ho finito, detto che in questo gioco le chiamano parche. E quello fuori di solito è... non è al 100% preciso, cioè molte volte sono i creatori del gioco che mettono robe, tolgono robe. Perché è un gioco, non è reale, cioè capito? Ah, quindi devo far scoppiare per fargli danno a lui. Sì. Vedi che si rimpicciolisce e ti dà un botto di magia. Oh, ciao. È rotto. Mi hai rotto il cazzo, Zeus! Ma quanto danno gli sto a fa? Non lo sto capendo, però. Che devi capire? E quanto cazzo ci vuole? E mi sa che poi devi colpire lui quando mette la manina, infatti, vedi? Perché tu stai facendo solo lui. Che male fa, oh? Zeus!
Ah, qua devi imparare a aprire tutto, eh. Cioè c'è un momento in cui se non perdi non lo attacchi. Catturare fa male tantissimo. Oh, tra l'altro l'ira. Oh! E allora usala ogni tanto l'ira, così almeno. E para tutto sto stronzo. Tutta proprio. Para tutto sto bastardo. Che cazzo fai? Sei obbligato. È vero, in effetti. Sì, una volta l'ho usato, John. Un paio di volte. Non lo so. Penso di sì, però perché? No, perché gli vedi. Che pacco? Pacco? No, penso sia aperto comunque la mattina. Dai, diremeli i fulmini! Merda, no, diremeli i fulmini! E invece, comunque consigliano martellozzo con l'ira, perché fa un botto male. Merdola. Aiala. Vabbè, tutte le parole adesso. Boh. Comunque anche i pugni li puoi tagliare. No, vabbè. Ma sei tame tipo... Non ci credo. Sono che i vari haki fanno danno, quindi... l'elettricità è diversa da quella che... Non è colpa del gioco, Zala, vedi? È l'Italia che fa schifo, come al solito. Mi schiva il Dio Cristo! E quando schiva il Dio Cristo è brutta. Ma io non capisco, gli faccio male solo quando gli rifaccio il parry? No, quando vedi i colpi a destra a salire. Perché l'ho usata all'inizio, poi si è dimenticato, un po'. Dai, raga, me lo schiva tutto. Non devi avere fretta, fai piano piano, Die. Che fretta c'hai? Maledetta primavera. Ma era che fretta c'era? Bella Bibbe, grazie per i 18 anni, Bibbe! Niente, il pugno è inutile che glielo perro. Perché? Perché tanto non gli faccio danno. Ma sì che gli fai danno, Die. No. Se non para o schiva, gli fai danno. Gli faccio danno solo quando gli lancio il fulmine.
No. Sì, mi restituisce roba, vedi? Vedi, guarda. Perché quella cosa è per farti andare avanti col gioco, è il bilanciamento del gioco, non è che fai danno solo in quel caso. Anche con la magia fai danno, anche con l'ira fai danno. Secondo me no. Eh sì, guarda, con la spada 4 colpi, 8 colpi, vedi che finché segna quella roba lì vuol dire che secondo me no, danno. Ti dico, te lo ripeto. Secondo me invece sì. Guarda, gli hai fatto danno adesso, non gli hai lanciato indietro le cose. Cazzo. Infatti durante la prima fase devi usare l'ira, durante la seconda fase devi usare l'ira. Invece adesso ne hai già sprecata una perché non ti sei preso la carica che ti ha dato. Bravo, Die. Hai visto? Go! Che è la cheerleader. Fammino dire adesso, via. Dai. Con la spada dovresti fare un botto male. Vabbè, ira, boh, sì. Eccolo lì, te la ricarica pure, va, che gentile. Oh no. La mossa mi ricordo che era brutta comunque cosa facesse. Ah sì, faceva quella... adesso c'è lo scudo lì, non puoi fargli nulla. Io l'ho rimosso. Ah sì, molto velocemente anche. Dai, su, vecchio de merda. Ma non l'hai visto come cammina quando c'ha la spada? Ma perché non sì, c'è musica di sottofondo? Non capisco sta cosa. Fa senti? Non c'è la musica, c'è solo il vento. Maggato? Sai che non lo so, non mi ricordo se c'era. Vabbè, secondo me un sasso ferma Zeus. Vabbè, mai capita sta cosa in questi giochi, ma anche in Dragon Ball, che si tirano i sassi. Perché quando sei debole ti fa male tutto. Bah. Vedi che è debole. Non ho capito, che è successo? Comunque c'è la musica, ma siccome tu hai abbassato il volume non si sente. No, no, non l'ho abbassato. Sì, sì, l'ho abbassato l'altra volta. Ma non si sente nemmeno la voce! Quadrato, Diego. Però vedi un attimo e vedi? Sì, ma... vabbè. Ma non si sente nemmeno la voce. Adesso vediamo. Perché il mixaggio l'avevamo visto che faceva un po' schifo. Senti la voce. Lo so, è bassa. Però è così. Te l'avevo detto all'inizio che c'erano i problemi con il filmato. Sentila! Comunque il doppiaggio, secondo me, hanno rovinato Rob col doppiaggio perché sono dei cani. Vabbè, Diego, però...
Te li sempre fatti sti minigiochi, adesso c'è l'ansietta. Che c'hai? Diego, non stai seguendo? Ma l'ho visto 6 volte! Boh. Sei scemo. Boh. Mamma X! Porco. Certo, mica è sempre uguale, cavolo. Vabbè. Me l'ha fatto 2 volte quadrato! Perché sono 4 i tasti, c'è il 25% di probabilità e capiti quadrato. Pausa un attimo. Bello però, cosa non si sa. Ok. Oh, triangolo. Attenzione. Quadrangolo. E niente. A posto. Adesso lo gioco io per voi. Vado avanti un attimino, così riusciamo a fare questo pezzo molto molto difficile. Sì, le abbiamo viste tutte le morti, credo. Sei andato a controllare un attimo la pianta se sta bene dopo il travaso. Incredibile. Che poi il terzo, adesso che ricordo, ha molti di questi quick time, quindi un po' preoccupato. Il terzo spero di ricordarlo un po' meglio rispetto al 2, che forse l'ho giocato anche recentemente, tipo l'anno scorso, 2 anni fa. Ah, ce ne sono di meno. L'ultimo, sì, l'ultimo. Oddio, ci sono nell'ultimo. Sai che non li ricordo nemmeno io in realtà. Credo sia andato a picchiare il muro perché è distrutto dalla vita. Non. No, stiamo a posto così, grazie. Ragazzi, secondo voi quanto costa fare impaginare un curriculum? O comunque magari lo sapete? Incredibile. 10. Una scoperta sensazionale. Il primo essere umano con i riflessi di un pesce morto. Tutte cifre a caso. Niente, vai su Europass, dicono. Te l'ho impaginato automatico, Europass. Tutte cifre a caso. Perché mangi il ghiacciolo con nervosismo? Gamba. Da un grafico minimo 25, se consideri il pagamento orario sono un grafico.
A lei hanno chiesto 70 euro per impaginarlo. Beh, onesto. €70 ci sta? Ma non credo che ci stia mai nella vita. Cioè, quante ore di lavoro? Cioè, materiale, boh. €70 l'ora? Mi sembra un po' tantino. Fai. Dici? Tu sei un avvocato che fa pagare. Ah, ma l'hai già finito? Diego, con calma, come lo mangi il ghiacciolo? Sono incazzato con Zeus! E quindi giochi con una mano? Sì. Ma fai non ciucciarmi nell'orecchio, sento... Che schifo. vabbè. La lumaca sta sbavando. Ma che ASMR? Sarà una tortura. Tipo la cosa della goccia. È super nervoso. Cioè, l'hanno pure morso. Boh. Cioè, con una mano, eh. Diamo. Porco! Ho fatto un affanculo, il gioco del cazzo. Non riesco, raga, non ci riesco. Ma che non ci riesci? No. Sì, poi li ha fatti anche sui ciclopi, le cose, cioè li ha sbagliati raramente. Adesso basta, se è rotto proprio Diego. Ma io lo premo, raga, vi giuro che lo premo! Ah, non lo so, eh. Ma come, Max? Ma no. Perché è difficile, ma perché non mi credete, mannaggia, due? E niente. La cosa che mi fa più rosicare... E quando sì. Mi scrivono che lo faccio apposta per il content. Non ho mai fatto un cazzo per il content apposta, mai! Cosa? No. Dai, dillo, di la verità. Mica sono Matteo HS. Dai! E ghiacciolo per me deve un attimo andare perché t'ha frizzato il cervello. Dagli un attimo. Da adesso in poi bestemmia. Ah, non c'è bisogno, Diego. Cos'è? No, una protesta contro la chiesa? Bestemmia. Stai prendendo posizione contro il Vaticano, Diego? Questo Kratos. Oh! Che vuole sta stronza? Non voglio combattere contro di te, Kratos. Ma difenderò l'Olimpo.
Sappi questo, figlio mio. Hai iniziato una guerra che non puoi assolutamente... Ma gli ha ficcato 16 spade nella pancia, l'ha tritato, ancora è vivo. Ma il dio dei... Athena! E lui scappa. Perché vuoi sacrificarti? Per salvare l'Olimpo. Io voglio distruggere Zeus, non l'Olimpo. Zeus è l'Olimpo. È stato lui a volerlo. Per paura, Kratos. Una paura provata da suo padre, Crono. Una paura che scatenò la grande guerra. Una paura che ha portato Zeus a uccidere te. Suo figlio. Suo figlio? Proprio come Zeus fu costretto a distruggere suo padre, Crono. Tu sei costretto a fare lo stesso. Nessun figlio dovrebbe uccidere suo padre. No. Non ho alcun padre. Beh, Silvestre Stallone. Uno dopo l'altro, tutti gli dei ti ripudieranno, Kratos. Difenderanno Zeus. Ma... Zeus deve vivere affinché l'Olimpo trionfi. Ma secondo voi Atena era innamorata di Kratos? Se gli olimpici si opporranno alla mia vendetta, allora tutti gli olimpici moriranno. Ho vissuto abbastanza all'ombra degli dei. Il tempo degli dei volge al termine. Che poi Atena era la dea della saggezza, giusto? Sì. Ricorda, Kratos, ora hai il potere di controllare il tempo. No, non è il fratello. No, non so fratelli, Atena e... Trovataggio che non si sa mai. Ancora del nuovo. Dove cazzo devo andare adesso? Lì. Ma scusa, ma Bear Grylls, là, come si chiama quello che ha fatto l'OST dell'ultimo God of War? Ah, non lo so. Comunque lui. Lui. Bear Grylls, mi pare si chiama. Devo andare là? Dove si ferma il robo, devi andarci. Bear McCree. McCree. Lui è... PS5, ragazzi. Col PlayStation Plus. Che a questa versione qui costa 100 euro l'anno. Quindi vedete un po' voi che volete fare. Secondo me è una roba fuori di testa. 100 euro l'anno comunque, ok. Però visto che stanno dando un po' di giochi, Aspetta, finale. Un po' di giochi, Grazie Taki, grazie per i 10 mesi, grazie caro. Taira. Bubba. Ah, Gaia. Sembra la sora Lella. Ti stavamo aspettando. Fantasma di Sparta. Gli dèi sono troppo potenti. Non possiamo sconfiggerli ora. Tutti sull'Olimpo tremano all'udire il mio nome. Zeus è debole. Ares e Atena sono morti. E la spada è nelle mie mani.
Possiamo vincere la grande guerra, ma non in quest'epoca. Assieme distruggeremo gli dei meschini e vedremo l'Olimpo crollare dinanzi a noi. Vieni con me, Gaia. Ritorna al mio tempo. La vittoria ti attende. Abbiamo affrontato minacce ben peggiori. Ah, sono tornati indietro nel tempo. Noi siamo te. No, sono andati avanti. No, ha detto vieni nel mio tempo. Ah! Noi che regniamo su questa terra. Noi che non saremo spazzati via da questo pazzo insolente. Fratelli, accantoniamo i rancori che tanto a lungo ci hanno diviso. Queste sono le nuove lezioni di Renzi. Siamo uniti, combatteremo insieme. Sì, sì, proprio così. Io annienterò questo flagello. L'Olimpo trionferà. Il Masseo contro i TikTok. Tuo figlio è tornato ed è qui per distruggere l'Olimpo. Ma secondo voi lo sente? Zeus sente e vede tutto. Ma erano quasi arrivati. Quindi finiva così il 2. Sì. Cazzo. Che fomento. Dopo quanti anni è uscito il 3? 2-3 anni, cosa che era? Ci avete aspettato 3 anni? Sì, manco Attack on Titan. Sì, ma non era l'aspettare 3 anni, era il fatto che fosse uscito per PS3. E la PS3 all'epoca costava un botto. Perché aveva la cosa di Blu-ray e quindi la grado Dio. Tantissimo. L'inizio della fine. L'inizio del 3 è una bomba, infatti, tocca buttarsi subito. Lei ce l'hai ancora su PC, sì. Cosa ce l'ho su PC? Perché quello c'è su PC, lo puoi giocare da lì e si può vedere da lì. Quindi me lo puoi anche streamare volendo. Sei serio? Ma te l'ho detto 60.000 volte.